Benvenuti in un nuovo episodio di Minecraft Tech Spirit. Per iniziare l'Industrial Foregoing ci serve il PT Machine Frame. E questo non era sempre che avevo mancato, ci servono i Machine Frame della Thermal. E di questi ho come la sensazione che ce ne serviranno parecchi. Quindi direi di automatizzare i Machine Frame della Thermal, che richiede Crystallize Drop, che richiede le cose dell'Integrated Dynamics. E queste due cose vorrei metterle in autocrafting. Sia questo, sia questo. E in teoria con questo dovrei aver messo tutte le recipe, quindi dovrei poter craftare il Mechanical Squeezer e il Mechanical Drying Basin. Ho aggiunto un bonsai pot qui, con il Beehive Upgrade che ci genera Merlin Berries, Crystallized Merlin Chunk, Merlin Sapling e Merlin Log. Inoltre produce anche gli stick, per questo ci ho messo un pipe sotto e non direttamente al drawer, e gli stick andranno in questo drawer. Hanno tutti i due upgrade, quindi continueranno a funzionare all'infinito. Dovrei fare anche la farm di Crystallized Merlin, perché questo si può fare solo ed esclusivamente nel Mechanical Drying Basin. Sì, la facciamo qui. Lì mi sembra un po' strettino. Eppure ci sono riuscito a farlo anche qui. Abbiamo l'estrazione dei Merlin Log, che ci daranno il Crystallized Merlin Chunk e la Merlin Resin, in auto eject sul Mechanical Drying Basin, che ci fa i blocchi che vengono presi ed estratti dentro questo drawer. Mentre i Merlin Chunk vengono estratti da qua sotto e rimessi in questo drawer, che con i vari upgrade dovrebbe andare all'infinito. Credo che una volta che questa tank si sia riempita possa smettere di funzionare, quindi dovrebbe bloccarsi una volta aver raggiunto i 2000 blocchi. Questo lo blocchiamo e ce lo aggiungiamo al drawer controller, quindi ora dovremo vederli. Sì, che stanno aumentando. Perfetto. Un'altra cosa che ci servono per i Machine Frame sono i Brass Sheet, e questi direi di farli passivamente. Quindi qua abbiamo l'Induction Smelter che butta fuori anche a destra. Qui abbiamo molti servo pass con tutti gli upgrade che butta fuori sotto, e qua abbiamo un altro drawer che ce ne farà altri 2000. E anche questo blocchiamo e colleghiamo al controller che c'è qui. Facciamo anche la recipe per l'hardened glass, magari con la sabbia normale e non quella rossa, che ne abbiamo di più. E questa va nell'induction smelter. Non abbiamo la farm di gold wire che dovremmo fare, e con farm intendevo dire autocrafting. Mi sono portato un cavo dell'Apiad qui, perché qui abbiamo un po' di energia. Avevo già messo una rolling mill da utilizzare quando avevo fatto questo setup, e alla fine l'ho lasciata qua, quindi possiamo utilizzare tranquillamente questa. Abbiamo poi bisogno di estrarre i prodotti finiti di nuovo nella interface, e dovremmo esserci, possiamo utilizzare quella. Quindi una gold plate, due gold wire, e lo mettiamo nel rolling mill. Dovrei poterle autocraftare ora. Tipo se ne faccio 10, funzioni? Sì, funziona. Perfetto. Mentre il sistema per il drop crystallized l'ho incastrato qui, abbiamo il Phytogenic Insulator che prende l'acqua e il Phytogrow da Dimensional Chest e Basic Free Tank che avevo messo per questo Phytogenic Insulator. Butta fuori sopra nel drawer, dal drawer estraiamo con i pipe e inseriamo all'interno di un Mechanical Squeezer e Drying Basin che prendono la corrente da questa linea di energia. Il drop fluid viene processato, auto output con lo squeezer all'interno del drain basin, e questo ci dà il crystallized drop che viene estratto. O no? Perché non viene estratto? Forse vuoi l'estrazione da sopra? O forse la vuoi da sotto? La vuole da sotto, ok. Quindi una volta fatto il blocco verrà estratto e inserito in questo drawer, e ce lo linkiamo al drawer controller che c'è lì sotto. Dato che è in raggio, questo è in raggio? No, già qua si mette. Quindi dobbiamo far passivo anche di questo. Di conseguenza dovremmo esserci, potremmo autocraftare i machine frame. E dato che abbiamo l'autocrafting di questo, possiamo fare l'autocrafting anche dei PT machine frame, dato che è solo legna e logic processor. Non ho l'autocrafting della legna? No, cioè, usa questa. No. O la Twilight Oak Planks oppure nulla, sul serio? Ok. No, intanto faccio anche l'autocrafting della legna, degli stick in caso possa servire. Quanti stick abbiamo? 75k non credo serva, ma quella della cesta sì. Devo andare a prendere la legna nella Twilight Forest. Sì, è questa. Twilight Oak Planks. Bastano dei sapling, anzi non è che ce li ho già. Sono questi? Sì, ce li ho già, ok, non si va neanche a venire nella Twilight Forest. Ho posizionato il bonsai pot, non ci serve il beehive upgrade per le mele perché non ci servono. Quindi ci possiamo mettere tre asce. E adesso stiamo farmando il Twilight Oak Log. Possiamo quindi fare un pattern per le plank, e con questo dovremmo essere in grado di autocraftare i PT Machine Frame. Posso farne 100? No, perché non ho né bloccato né linkato questo drawer. Ora puoi farli? Sì, fammi
400, 399, ok, si può fare, vai. Tanto sono piuttosto sicuro che ci serviranno. Ci servirà sicuramente una produzione di latex e direi di utilizzare l'acacia, quindi Fluid Extractor. Fluid Extractor vogliono lo Skyroot Log e per fortuna lo stiamo già farmando. Abbiamo tutto il resto in autocrafting a parte l'Arboreal Extractor, l'Iron Gear e il Redstone Servo, che devo decidere come automatizzare. Qui aggiungiamo multiservo press, pattern provider e ci mettiamo la pattern per le gear. E qua c'è la diavol key die, mentre qui non c'è nulla per fare le plate. Direi di tenere questa recipe con la questa blazed redstone liquida. E qui dietro abbiamo un magma crucible che prende da sopra, butta fuori a destra in auto output, un export di blocchi di redstone. E qui abbiamo uno storage basso, gli diciamo partition storage, quindi solo le blazed redstone. Qui ci mettiamo un pattern provider. E gli diamo la recipe per il redstone servo. Lui prende e butta fuori da sopra. E in teoria dovrebbe ricevere anche la stabilizer redstone. Vediamo se è così. Il se ne ordino 10. Mi dice che ha a disposizione i due secchielli e li crafta in automatico prendendo la stabilizer redstone da qui. Perfetto. Quindi se cerco la stabilizer redstone ce l'abbiamo. Come se fosse un item. E se faccio click mi prende pure il secchiello. Ah, interessante. Quindi posso fare fluid extractor? 4? Sì, vai, perfetto. Direi di farne 8, dato che serviranno sicuramente e al momento non abbiamo neanche gli upgrade. Mi faccio un altro cubo. Mi sto facendo un po' di modular router perché li utilizzeremo per piazzare la caccia e anche per altre cose. Qui abbiamo i placer module e ne facciamo 8 in totale. 4 che piazzano sotto e altri 4 che piazzano sopra. E poi dobbiamo fare la produzione di acacia, quindi altro bonsai pot. Il sapling di acacia non ce l'abbiamo, quindi direi di comprarlo. Ho già sistemato il bonsai pot, che abbiamo un ash e un hopper. Potrei metterne altre due, ma non credo ci servirà. Prendiamo un bel puller da qui, con il filtro per l'acacia, e lo mettiamo dentro questo modular router, che ha un distributor module, e distribuirà gli acacia log su tutti questi modular router. E glielo aggiungo qui, e inizia a distribuire l'acacia, perfetto. E in realtà il setup è concluso. Mi basta bloccare il drawer, ci abbiamo messo il void upgrade, quindi continuerà a produrre acacia. Questi stanno già iniziando a produrre il latex, ma con l'energia andranno sicuramente più veloci, quindi farei un bel point e ce lo mettiamo qui davanti. E mi faccio un energy output module e poi un energy distributor module. Abbiamo bisogno anche della corrente dentro il router, quindi energy upgrade. Come stavo dicendo, energy upgrade. Possiamo metterlo qui, inserire in PCDRF e possiamo distribuire l'energia su tutti questi fluid extractor. Perfetto, quindi tutti inizieranno a prendere energia, giusto? Sì. Quindi mettiamo un fluid drawer con un po' di upgrade qui e ho già messo tutti i vari pipe in estrazione, quindi prenderemo il latex e lo metteremo qui dentro. E la produzione di latex è conclusa. Noi abbiamo bisogno del latex processing unit, pensavo richiedesse un secchiello di latex quando verrà modificata la recipe. E questo ce lo possiamo mettere qui. Estrai. Riuniamo un cavo per l'energia. Una tank di acqua infinita. E gli diciamo di prendere da sopra. E inizierà a fare le tiny dry rubber. Per questo forse possiamo utilizzare un sequential fabricator. Senza che ci bruci gli oggetti. Almeno quella è la speranza. E poi butterà fuori su uno smelter. E poi butterà fuori su un drawer. Quindi qui inizieremo ad accumulare la plastica. E per proseguire abbiamo bisogno della dissolution chamber, anche qua recipe modificata. E metto le diamond gear in autocrafting e i gold clamp purification chamber che posso fare. E accetto anche i gas upgrade. Me ne faccio 8, gli mettiamo tutto in teoria, non dobbiamo neanche fare la produzione di oxygen perché potremmo utilizzare la flint. Ha un ratio pessimo, però abbiamo tantissimo e ce ne basta davvero poco. Per come otteniamo il gold ore? Per il forest, siamo dentro alla Hollow Hill sotto al portale e abbiamo già trovato il gold ore, piccone con silk touch, ed eccolo qua. Dato che ci siamo, ci prendiamo anche gli altri, non so se ci possano servire, tipo il copper, diamante forse, smeraldo, gold ore ottenuto, possiamo metterlo qui dentro e ci darà i gold clamp, ne facciamo un po' e direi che così possono bastare. Ed ecco qui il dissolution chamber, ci portiamo un cavo della pecqua, picciuppi. E voglio collegarlo a uno storage controller che c'è qui sopra, in priorità di 1, e mi collego anche
Questa dissolution chamber con un pattern provider qui dietro c'è l'energia e una volta presa un'altra frequenza dovrebbe essere tutto online. Sì, poi blocchiamo i due drawer e li colleghiamo al controller e dovremmo vedere anche il latex. Sì, ottimo. Posso quindi metterci la recipe per la download speed, per l'efficiency e per il processing. E qui devo assolutamente aggiungerci un drawer per la cobblestone perché non ce l'abbiamo più e ce la colleghiamo anche. Quindi ora posso craftarmi ciascuna addon, e con craftarmi intendo autocraftarmi, giusto? Sì, gli do anche il push verso l'alto, e mano a mano che li crafta li metto qua per farlo andare più veloce, e poi ne ordiniamo 8 per ciascuno, e questi li aggiungiamo ai food extractor. I simple machine frame si fanno con queste cose, abbiamo tutto automatizzato a parte il cast iron, quindi qui vicino alla tank. Ho fatto un altro blaze burner with straw. Abbiamo il basin, mechanical press e mediante l'hexnet ci mettiamo l'iron. Ho messo il filtro per il cast iron ingot, se no ci fa i blocchi. E poi lo estraiamo sempre con l'hexnet, lo mettiamo in questo drawer e questo ce lo colleghiamo al sistema. Con il cast iron fatto possiamo fare questa recipe. Serve anche quella per le lead gear. Questo lo mettiamo qui, lead gear qui. E ora possiamo ordinare i simple machine frame. Sì. Il prossimo passo è l'Advanced Machine Frame e per questo ci serve la Twilight Aura che si ottiene dal Fluid Extractor con un blocco free metal e suppongo che sia infinito perché una volta che lo ha rotto lo trasforma in blocco free metal e una volta che l'ha rotto lo ritrasforma in free metal, quindi dovrebbe essere eterno, almeno da quello che ho capito. Noi non ce l'abbiamo e si ottiene craftando con Fairy Blood o Fiery Tears, quindi direi di andare nella Twilight Forest a sconfiggere l'Hydra e vorrei vedere la sua prediction cosa può darci, lo slot che non ci interessa, questo che ci interessa e tecnicamente anche questo potrebbe interessarci anche se ce l'abbiamo già. Direi che me ne faccio due giusto per andare sul sicuro e ci rivediamo nella Twilight Forest. Ok, siamo qui e qui c'è la bellissima Hydra, dovrei poter selezionare il model, non dovrebbe farci quasi danno, credo. Le mettiamo qui e con CT Shot. Con C non gli faccio assolutamente nulla. Peccato. Ok, vorrei anche questa ucciderla con looting. E manca davvero poco. Sì, ok, è andata. E una volta finite le esplosioni, c'è la cesta con un po' di Fiery Blood, 11, e il trofeo, e un po' di chop. E torniamo a casa. E con questi ci facciamo 9 Fiery Ingot. Ci facciamo poi il blocco. E dato che per il momento questo è prezioso, ne farei solo uno, circondato da 4 fluid extractor. E ce lo mettiamo lì. C'è un problema relativamente grande. Non capivo come mai il latex non stesse aumentando. Ed è che lo strip da caccialogo non può produrre latex. Che se andiamo a vedere nel fluid extractor abbiamo tutti i vari log. Abbiamo degli altri blocchi strani, ma non abbiamo gli stripped block. Quindi dobbiamo rimuoverli. E per rimuoverli stavo pensando a un builder della RF Tool. Ci facciamo quindi la shape card, sì, e poi la facciamo clearing. Il builder si fa facile facile e ce lo mettiamo qui e lo mettiamo. Immagino che qui sopra vada benissimo. Quindi selezioniamo il builder, selezioniamo questo e selezioniamo questo qui in basso e lo inseriamo qui dentro. E poi gli mettiamo sopra per esempio un timer ogni 100 tick. Magari non sopra perché sopra ci va l'inventario, che sarà un drawer. Ok, appena preso la caccia, mi basta quindi metterci un filtro per lo stripped in whitelist e una volta messo qui dentro dovrebbe minare solo ed esclusivamente gli stripped da catalog e poi ci mettiamo un bel void upgrade qui dentro e lo blocchiamo. In questo modo la produzione di latex dovrebbe essere infinita. Perfetto. Me ne sono accorto perché volevo fare degli add-on e avevamo appunto il latex e mi sembrava molto strano. Add-on da mettere ovviamente su questi fluid extractor che stanno prendendo energia sempre da questo modular router. Ho aggiunto un distributor module, non ha più energia perché il watch point a me è attivo. Però se lo disattivo dovrebbe bastare, credo. Forse vuole degli stack upgrade. Funziona con l'energia. Sembra che non cambi nulla. Ah. Quindi un singolo modular router ha dei limiti dell'energia, va bene, possiamo metterne un altro. O collegare direttamente con i cavi, no, è più comodo dare un'energia wireless. Basta mettere questo qui, gli mettiamo il distributor module su di lui e
Dovrebbe andare, sì, senza neanche upgrade. O forse perché hanno finito di accumulare la Twilight Aura. Quindi la estraiamo e la mettiamo dentro un Fluid Drawer. Ora ce la fai con l'energia? No. Ti vedo un po' di upgrade, dovresti farcela. Sì, perfetto. Questo possiamo bloccarlo e aggiungerlo qui, in modo tale da vedere la Twilight Aura. Perfetto. Dato che ci siamo, intenzione di produrre tutte le cose che ci potranno servire con i Dessert Foregoing, tra cui Land Aura. E qua ci mettiamo un bonsai pot per produrre Charo's Fruit e Charo's Flower. Magari incanto meglio queste. Posso fare un Enchanter? Applicator ed Extractor, però mi serve prima l'Advanced. Ok, no. Immagino che con queste tre asce siamo a posto, è molto più veloce. Abbiamo fortuna 9 in teoria perché si sommano. E qui abbiamo Charo's Fruit, l'ho già linkato al drawer che abbiamo lì. E ci serve cuocerlo e poi convertirlo in Purple Block per poi ottenere il Purple Embedded Endstone. Immagino che 8 possano bastare. E faccio la stessa cosa che ho fatto lì, qui, solo senza i modular router sopra e sotto, perché anche questo è un blocco infinito come il Block of Fiery Metal. Cercando di utilizzare sempre la stessa connessione di energia che abbiamo qui, ci mettiamo un altro modular router con l'Energy Distributor Module, solo che sono troppo lontani, quindi se apriamo inventario possiamo metterci il range up che dovrebbe aumentare il raggio e ora credo sì che riuscirà a raggiungere tutti, quindi ora tutti hanno energia e possiamo metterci anche gli upgrade o add-on. Una cosa che non mi piace troppo è che sto facendo un po' di upgrade e crafting per il modular router e richiedono carta e zucchero e non abbiamo una produzione passiva di sugarcane e ora ce l'abbiamo qui. Questo ce lo linkiamo e lo blocchiamo. E la cosa interessante è che ho sbagliato upgrade, al posto del Catalyst Reclamation Chamber ci va il Cyclical Processing. Sì, ok. E il motivo dello zucchero era per fare gli add-on di speed, quindi che il 2 l'avevamo finito. E per quanto avessimo abbastanza sugarcane, abbiamo 700 nel sistema, sempre meglio farmare passivamente. E poi li colleghiamo a un Fluid Drawer, ci ho messo il Netherite Upgrade e anche questo ce lo colleghiamo al sistema e lo blocchiamo. L'ultimo che credo possa servirci è l'Under Garden e per questo ci serve il Clogroom che abbiamo mai poco. Sono andato un po' nella Twilight Forest, avevamo lo spawner per farmarne un pochino e sono riuscito a farne un po'. Me ne bastano 8, almeno avevo intenzione di farne 8, quindi possiamo tornare. E questo ci ha dato una grossa mano. Ok, questa era una cosa che non sapevo. Stavo leggendo la descrizione dell'Energy Upgrade e ho notato che si possono mettere più Energy Upgrade insieme. Quindi forse basta un singolo modular router. Provo a vedere. Per esempio, se metto questo qui, sono in range. Poi se metto questo qui, anche questi dovrebbero essere in range. E se aggiungo energia upgrade qui, sì, l'energia aumenta. E stiamo dando l'energia a tutti con un singolo modular router. Wow, questa cosa mi piace parecchio. A saperlo prima, credo che li avrei utilizzati ovunque. Non abbiamo la mod per vedere i TPS, ma dalla Stone Technology Ultimate mi sembra che siano molto performanti, forse. Ho quindi aggiunto un altro distributor modulo con dei range upgrade e gli energy upgrade continuano a bastare, cioè riesce a dare energia a tutto. Qui ho aggiunto il fluid extractor, estraggo l'inserisco all'interno di questo fluid drawer, questo lo blocchiamo e lo aggiungiamo anche lui al drawer controller. E mi sembra che per quanto riguarda l'Industrial Foregoing siamo a posto, ho messo in autocrafting un paio di upgrade e alla fine dovremmo averne 40 per ciascuno. Ho visto che c'è anche un altro fluido che è la Canopy Resin, ma non mi sembra abbia degli usi perché il peripheral casing non ha utilizzi rilevanti, cioè serve solo per advanced peripherals, ma non credo che la utilizzerò, quindi spero di non doverlo fare. Per il resto siamo a posto. Possiamo vedere solo i fluidi e abbiamo Latex, Destabilized Redstone, End Aura, Finite Aura e Under Garden Aura. Perfetto. Siamo alla conclusione di questo episodio. Sono abbastanza soddisfatto e una volta chiuso possiamo terminare l'episodio e nel prossimo Hostile Neural Network. Oh sì.